Ciao a tutti e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con gli unboxing di GamesCollection.it. Io sono McDoll di Games Collection e quest'oggi sono qui per presentarvi l'edizione PAL nostrana di Yakuza 4 per PlayStation 3. Allora, innanzitutto qui vediamo la cover di gioco, che si presenta molto bene a differenza della precedente cover di Yakuza 3 per PlayStation 3 nostrana. E notiamo subito questo messaggio a titolo informativo che dice che ci sono dei contenuti extra che erano stati rilasciati solo in Giappone precedentemente, e questi contenuti riguardano costumi sbloccabili e speciali modalità di combattimento. Allora, a colpo d'occhio già la cover si presenta molto bene, quindi, come dicevamo, e ecco la scritta di lato Yakuza 4. Vediamo il retro, una piccola descrizione di quello che troveremo ad affrontare nel gioco, ovvero questa volta il protagonista non sarà solo Kazuma Kiryu come i precedenti Yakuza, ma ci saranno anche altri tre protagonisti, ognuno con una particolare storia alle spalle. Quindi qui vediamo tutte le varie attività secondarie che possiamo intraprendere in Yakuza, ovvero centri massaggi, gap di accompagnatrici, slot machine, incontri di lotta nella gabbia, poker, blackjack, solito marchio di fabbrica della serie, perché questi contenuti erano comunque presenti in tutti i capitoli della serie dagli albori per PlayStation 2. Qui ci sono alcune immagini in game che ritraggono i protagonisti del gioco. Qua possiamo vedere il solito titolo informativo per l'età, troviamo violenza, linguaggio scurrile, gioco d'azzardo. Da notare che comunque io personalmente già me lo aspettavo, e il gioco presenta la voce in giapponese e questo è un bene a mio parere, mentre il testo purtroppo è solo in inglese. Il manuale è comunque in italiano ma il testo è in inglese, quindi i sottotitoli saranno rigorosamente in lingua inglese, e questo gioco diciamo che ha molto testo da leggere e quindi si consiglia una buona conoscenza della lingua inglese. Dunque, vediamo cosa contiene al suo interno Yakuza 4. Allora, abbiamo il DVD di gioco Yakuza 4, manuale di istruzioni. Già noto che sullo sfondo della copertina c'è una bella immagine, la faccio subito vedere. Quanto pare immagine che ritrae i quattro protagonisti principali del gioco. Sì, infatti, che camminano per le strade di Kamurocho, il quartiere fittizio di Tokyo ricreato a immagine e somiglianza di Kabukicho di Shinjuku. E adesso vediamo il libretto di istruzioni, pubblicità di Virtua Tennis 4 in dirittura di arrivo per queste console di nuova generazione. Allora, libretto rigorosamente in bianco e nero, va bene, ormai è una consuetudine, difficilmente si trova a colori, infatti ogni volta che trovo un libretto a colori per me è una grandissima sorpresa. E ecco i famosi contenuti scaricabili che vengono pubblicizzati sulla cover del gioco. Allora, questi contenuti riguardano, per la precisione, costumi esclusivi per i quattro protagonisti del gioco e Haruka, e la sfida definitiva, ovvero la modalità survival dei boss, e un battle tournament che si svolge in game. Bene, questo è quello che riguarda questa edizione PAL nostrana di Yakuza. Ricordo che è possibile trovare anche una versione limited, però uscita per il solo mercato del Regno Unito e mi sembra anche in Germania, quindi potete trovare una Steelbox Edition denominata Cure Edition, però non disponibile nel nostro mercato. Ovviamente quel gioco sarà comunque in lingua inglese, quindi valutate voi un po'. Allora, Yakuza 4 è disponibile dal 18 marzo 2011 e vi posso sicuramente consigliare il titolo, perché è veramente uno dei giochi, forse una delle esclusive più belle che ha la PlayStation 3. Bene ragazzi, un saluto a tutti, a presto, ciao!